quest'albergo immenso, lussuoso, barocco. Lugubre, dove corridoi senza fine succedono ad altri corridoi. Silenziosi, deserti, gelidamente decorati da intarsi in legno, stucchi, pannelli intagliati, marmi, specchi neri, quadri dalle tinte scure. Oh, guarda scuro. Sale silenziose in cui i passi di colui che le attraversa sono assorbiti da tappeti così pesanti, così spessi, che nessun rumore di passi arriva alle sue orecchie, come se persino le orecchie di chi cammina, ancora una volta, lungo questi corridoi, attraverso questi saloni, queste gallerie, in questo palazzo d'altri tempi. Specchi neri, quadri dalle tinte scure, colonne, riquadri scolpiti delle porte, prospettiva di porte, gallerie, corridoi trasversali che sboccano a loro volta in saloni deserti, saloni sovraccarichi di una decorazione d'altri tempi, in sale silenziose dove i passi di colui che le attraversa sono assorbiti da tappeti così pesanti, così spessi, che nessun rumore di passi arriva alle sue orecchie. Come se perfino le orecchie fossero lontane, molto lontane da suono, dai tappeti, lontanissime dagli ornamenti pesanti e lunghi, lontanissime dai fregi complicati che si inseguono sotto il soffitto, con i loro rami e le loro con gli ali, come se il suolo fosse ancora di sabbia e di ghiaia, o di lastre di pietra su cui mi inoltravo ancora una volta, lungo quei corridoi, attraverso quei saloni, quelle gallerie, in quel palazzo d'altri tempi, in quell'albergo immenso, lussuoso, barocco, lugubre, dove corridoi senza fine succedono ad altri corridoi, silenziosi, deserti, gelidamente decorati da intarsi in legno, stucchi, pannelli intagliati, marmi, specchi neri, quadri dalle tinte scure, colonne, riquadri scolpiti delle porte, prospettiva di porte, di gallerie, di corridoi trasversali che sboccano a loro volta in saloni deserti, in saloni sovraccarichi di una decorazione d'altri tempi, in sale silenziose dove i passi di